ricetta. Oggi prepareremo dei ravioli delicati, ripieni con patate e ricotta. Per questa ricetta vi serviranno 400 g di farina, 4 uova, quanto basta di olio e quanto basta di sale. Per il ripieno invece vi serviranno 400 g di patate, 100 g di ricotta e un tuorlo d'uovo, sale e pepe. Per il condimento invece semplicemente burro e salvia. Intanto nella mia planetaria sono andata a mettere le uova e vado ad aggiungere anche un goccio d'olio. Un pizzico di sale. Inizio a far girare. Non funziona. Se non accendo la spina. Ok, il nostro impasto è pronto e adesso lo vado a coprire con la pellicola trasparente per circa 30 minuti. Nel frattempo vado a preparare il ripieno. Vado a schiacciare le patate che avevo precedentemente lessato con la ricotta. Ok, adesso che ho schiacciato il tutto, vado a mettere l'uovo, mi servirà però solo il tuorlo. E vado ad aggiungere anche il sale e il pepe. Vado ad assaggiare se è giusto di sale. Ok, anche il ripieno è pronto. Adesso, intanto che finisce di riposare l'impasto, vado a lavare il mio dorato Kenwood e vado a prendere la macchinetta per stendere la pasta. Prendiamo il nostro impasto e la farina. Andiamo a mettere un po' di farina sulla macchina. Iniziamo a stendere la pasta. Incastrata. Vado a stendere la pasta e mano a mano stringo i
due rulli. Ok, ho finito di stendere la sfoglia e adesso vado a creare i ravioli. Vado ad adagiare sulla sfoglia il ripieno. Dopodiché vado a ricoprire con l'altra sfoglia. E a premere per far fuoriuscire tutta l'aria. La mia sfoglia è abbastanza fresca, ma se voi ne avete bisogno andate con un pennellino e un po' d'acqua a bagnare la sfoglia in modo da farla attaccare. Ok. A questo punto vado con il mio stampino, io utilizzo questo. Isola caraibica, messicana, palme di cocco, cocco, quindi sulla spiaggia un cocco, vai, un cocco spaccato a metà con la cannuccia che è almeno buono, bello, ah, sulla spiaggia con la palma che ti fa ombra, il mare caraibico, quel cocco costava 10 dollari, una cosa del genere, e che è d'oro? Sì, bello mio, ma questo è un cocco bello. C'è una bella aria stasera. Dopo scendiamo. Noi scendiamo, tu non lo so. Tu ma perché sempre? Perché l'altra sera ho detto, ah, ci vorrebbe proprio una bella passeggiata. Vabbè, ma ero distrutto, era lontano. Se ne fa l'occhialino. Fa l'occhialino per fare. Per dire c'è Steve Lamp. E quella non manca mai, quella è onnipresente, è una cosa. È un punto di riferimento. Sai come il prezzemolo a Seven Up. Basta, metti anche io, grattugiato. Basta, dimmi, basta! Dimmelo, no!